sarà la possibilità di assegnazione gratuite di piante di olivo resistenti alla xylella, quali Leccino e FS17, quindi la favolosa, per i proprietari e conduttori di terreni agricoli in agro di Carmiano. Ci sarà la possibilità di inoltrare una domanda, quindi un'istanza, con un numero minimo di piante pari a 30, un numero massimo pari a 290, immaginandolo su una superficie proiettata pari a 30 aree come minimo e un ettaro come massimo. Abbiamo cercato di dare una premialità per quanto riguarda gli imprenditori e i giovani under 40 e quindi la possibilità di far riavvicinare quanto è più possibile i giovani al mondo olivicolo oleario. Piantiamoli, il progetto promosso dal Comune di Carmiano su proposta dell'assessore alle attività economiche produttive permetterà così di riforestare le campagne colpite dalla xylella. Grazie ad un investimento di 20.000 euro tra la primavera e l'autunno del prossimo anno, l'amministrazione assegnerà sulla base di una graduatoria tra le istanze pervenute entro il 31 dicembre circa 3.000 alberi d'ulivo ai piccoli proprietari e conduttori di fondi agricoli ubicati nel territorio di Carmiano e nella frazione di Magliano che non hanno usufruito dei contributi pubblici. La xylella, per la quale non sono state adottate molte misure da parte delle istituzioni superiori, ha fortemente danneggiato dal punto di vista proprio rurale, dal punto di vista agrario, il nostro territorio. Per cui l'obiettivo di questa iniziativa è quella di rigenerare e riqualificare tutto il territorio rurale della nostra comunità, del territorio di Carmiano e Magliano.